un crocchio di delinquenti che accompagnati da un bombardamento mediatico incredibile ci propinano una serie di cazzate. Posso dire qualche parolaccia stasera? Perché io parlo così, sì, scusate, ma ci propinano una serie di cazzate che uno non capisce. Hanno cominciato già, e scusate se qualcuno lo offendo, ma con la Chiesa, Padre, Figlio, Spirito Santo, non si capisce già un cazzo. È il gioco dei bussolotti, no? Padre, Figlio, i bussolotti, il pallino che gira, non capisco niente. Com'è? Vabbè, sono ateo agnostico e non mi piace, però fa parte della programmazione, è reciproco, però anch'io rispetto a me e rispetto a te. Io sono ateo agnostico e non se dà fastidio, pazienza, questo sono io, rispettami, se sei cattolico rispetta anche chi non lo è, e non sono cattolico. E parte della programmazione cattolica che io ho subito è quella di darci il misterioso, il non comprensibile, e parlare di questa trinità che troviamo anche nell'economia e che ci fa una confusione incredibile, non ci permette di capire, nella fattispecie debito pubblico, chi è il debitore e chi è il creditore, perché c'è il gioco dei tre bussolotti che cercherò di farvi vedere. In pratica la crisi in cui siamo è una crisi fittizia, la gabbia ha una porticina che è aperta, però siamo al buio e non vediamo dov'è, perché se sapessimo dov'è la porta potremmo uscire, però se siamo in tanti possiamo uscire. Come andare in guerra? In guerra se tutti non ci andiamo non si va, se uno non ci va lo fucilano. Se tutti si rifiutano di pagare le tasse, che è una cosa, sarebbe una cosa dovuta, si interrompe un certo meccanismo di depredazione e di rarefazione monetaria che ci sta mettendo in ginocchio. Se tutti i commercialisti si rifiutassero, che ne dici Marco, di fare la dichiarazione dei redditi, il sistema mafioso che ci sta gestendo, perché la guerra è stata persa, perché stavamo vincendo una guerra, è stata persa dall'invasione americana senza colpo ferire, per un accordo, mi dicono, mafioso, e la mafia è rimasta poi nello Stato, un accordo mafioso che ci trova schiavi e colonia americana e schiavi di un sistema finanziario che è arrivato in un punto in cui noi ci troveremo con un'Italia che non è più nostra. Questa spiaggia la venderanno con la scusa di far quadrare il bilancio nazionale, per bilanciare un certo, mandare in pareggio un certo bilancio pubblico, svendendo le spiagge, svendendo i beni pubblici con il fantomatico debito pubblico che nessuno capisce cos'è, perché se chiedo a voi nella fattispecie debito pubblico chi è il debitore, chi è il creditore, di fatto non sapete darmi una risposta. Quindi questa crisi è vera o fittizia? Questa crisi è fittizia. Ed è molto divertente un articolo apparso un paio di settimane fa di Andrea Baranes, che dice se sul manifesto, se lo Stato fosse una banca potrebbe permettersi dei lussi, senza andare nei dettagli, potrebbe creare denaro con una leva da 1 a 40, per esempio, potrebbe eludere gli accordi di Basilea. Basilea 3 in particolare permette di finanziare delle aziende, solo delle aziende enormi. Io una piccola aziendina di omopatici, anzi ce l'avevo, non ce l'ho più, ma come tante aziende sta andando in default e in difficoltà, perché? Perché le banche non ne prestano più soldi, ma essendo tutto il denaro a credito non c'è un centesimo che non sia credito. Se tu hai 100.000 euro in banca vuol dire che lui è 200.000 euro sotto, ma tutto il denaro creato è credito, e se le banche con Basilea 3 tirano indietro tutti i denari prestati non ci sono più denari. E la cosa difficile però da capire è che sono due circuiti paralleli, uno il circuito statale che crea il debito pubblico e uno il circuito
civile, chiamiamolo, circuito del cittadino e della società. Commerciale, grazie Marco. Circuito commerciale, che è quello che interessa a noi e che è quello che abbiamo, 10.000 euro di debito in banca, no? Ma lo Stato 2.000 euro di debiti, ma con chi cazzo ce li ha questi 2.000 euro di debiti? A chi li deve? E fanno il gioco dei bussolotti che adesso vi spiego. Il gioco dei bussolotti consiste nel creare titoli di Stato che vengono dati a una banca centrale che in cambio ti spara 2.000 miliardi e questi titoli li dà un'altra banca che spara altri 2.000 miliardi, lo faccio vedere, uno non capisce più niente perché il cervello dopo due passaggi già non capisce più. È il gioco dei bussolotti, padre, figlio, eccetera. Le banche hanno ricevuto ultimamente liquidità mille miliardi all'1% dalla BCE, ma se l'avesse ricevuto lo Stato l'1%, secondo una teoria economica che è la scuola di Vienna, il denaro deve essere prestato da almeno 3 a più 3%, se un'azienda è do lavoro dipendenti, e così Hitler mise in piedi il sistema commerciale tedesco, nel 1933 andò al potere, erano 6 milioni di disoccupati, dopo un anno erano 3 milioni di disoccupati, gli altri 6 mesi 1.600.000, ma come cazzo ha fatto? L'ha fatto prendendo in mano la creazione del denaro, senza creazione di titoli di Stato, quindi senza debito pubblico. Hitler ha finito la guerra senza debito pubblico, con un'inflazione del 0,5%, e dando a disposizione a costo zero alle banche pacchetti di denaro, scusa, alle società, non alle banche, scusate, alle aziende del denaro, e questo denaro le aziende dopo un anno potevano o tornarlo indietro a costo, pagando il 5%, ottenerlo o girarlo da altre aziende. Quindi il denaro girava a costo zero fra le aziende, mettendo in piedi un'economia. Adesso cosa fanno? Draghi ha creato così, perché il denaro si crea così, basta avere un software bancario che adesso costa ormai poco, 1.000 miliardi, fatto, garanzie, niente, fine, li ho creati con tante palle che si fanno che non c'è denaro, no? Basta crearlo. E com'è che non ha creato inflazione? Ma siamo in deflazione, manca denaro. Quindi se io creo 1.000 miliardi, è come dire uno che sta morendo di sete, gli do dell'acqua, gli viene la pancia gonfia, ma sta morendo di sete, gli devo dare prima l'acqua, buttategli anche un secchio. Adesso manca denaro, creiamo denaro, prima di arrivare all'inflazione dobbiamo arrivare all'euflazione. E l'inflazione è quel concetto che Marco e io abbiamo sviluppato e che è un concetto importantissimo. E io purtroppo ho dovuto scrivere un libro dopo un libercolo, dopo Eroschiavi, perché in Wikipedia non mi pubblicavano la parola euflazione. Come medicina non esiste la definizione di salute, perché noi curiamo solo mal di testa e mal di pancia, ma la salute è quella cosa che ti svegli la mattina pieno di energia, sei contento, hai gli occhi che vedi bene, magari c'hai anche energia sessuale, magari voglia di condividere, hai un po' di appetito, questa è la salute. Leggevo un libro sugli Hunza e dicevo agli Hunza, se c'è la salute soffrono di ipersalute perché stanno benissimo. E così anche nell'economia, c'è l'inflazione e la deflazione, ma cos'è l'euflazione? L'inflazione è la quantità, l'euflazione è la quantità adeguata di denaro che mantiene costanti i prezzi. Era una situazione al dopoguerra, chi di voi si ricorda, il burro era costante, l'oro costante, la benzina era costante per anni, i giornali erano costanti, tutto costante. Sia deflazione che inflazione creano problemi. L'euflazione crea una situazione costante in cui l'economia può crescere serenamente. A cosa servono i denari? Per vivere servono beni e servizi. Paperino stampa 100 libri, eccetera, mini cucina 100 torte, eccetera. Beni e servizi hanno la tendenza a circolare. Se cediamo il nostro bene in cambio ne vorremmo un altro, si chiama baratto, ma il baratto è scomodo. Per facilitarlo nei secoli nacque il denaro. Prima erano conchiglie, oggetti rari, poi pezzi di metallo, anche quelli piuttosto rari, monete poi di metallo con la difficoltà di coniarle, le guerre di Venezia per l'oro e di Firenze per l'argento. Per espandersi quindi avevano bisogno di metallo pregiato che poi coniavano,
banconote che rappresentano il metallo prezioso, inizio con la Bank of England nel 1134, riserva frazionale, cioè se c'è un po' d'oro lì nessuno viene a prenderlo, quindi stampo sì delle banconote che poi vennero, le note di banco che rappresentano quell'oro lì, siccome se non viene a prenderlo faccio il furbetto e se ho un milione equivalente di oro lì ne stampo 2, 3, 4, 5, 10 milioni, tanto non vengono mai a prenderlo. Statisticamente posso anche lasciarlo lì, chi si accorge, è una truffa a mio avviso, però si chiama riserva frazionale, che adesso è arrivato con Basilea 2 al 2% per titoli entro 5 anni e allo 0% per titoli oltre, quindi le banche in pratica creano, l'abbiamo visto con Draghi, quanto vogliono, se vogliono, però lo lasciano nel circuito bancario. Noi quello che interessa come cittadini è il circuito commerciale, mica il circuito bancario, perché noi il denaro lo paghiamo il 10, il 12 e le banche fanno quasi sempre usura. La finale di questo piccolo intervento è che siamo tornati a terra, no, dei massimi sistemi, la creazione del denaro, il debito pubblico, il signoraggio, siamo arrivati alle banche che fanno i conti a usura e basta saper leggere gli scalari che ci mandano in casa ed è già la condanna delle banche lo scalare, perché hanno tassi, come vedete, del 20-30-40%. E in ultimo le banconote che non rappresentano metallo prezioso da Bretton Woods del 71, quando gli arabi dissero sì, siamo pieni di bei dollaroni verdi, datemi l'oro, e l'oro, decise Nixon a quei tempi, non c'è più. E poi la valuta elettronica e poi tutti quei giochini finanziari schifosissimi a cui ha accennato Marco, che fanno il resto bocconiano della distruzione del commercio, che quel lavoro parallelo, quel lavorio parallelo che fa continuamente la borsa, nata sanamente, cioè io sono un'azienda, ho bisogno di finanziarmi, quindi tu entri in società comprando titoli oppure entri con le mie obbligazioni e i miei finanzi, quindi era sano, ma oggigiorno di sano non c'è più niente, è tutto manipolato. E questa è la borsa, che non dovrebbe però influenzare, ed è la legge, una legge che fino al 32 era attiva in America, la Stan Segal, che diceva dividiamo il commercio dalla finanza, adesso non c'è più e qualcuno ventila che rientri, ma sarebbe indubbiamente fondamentale. Com'è che non sono... Se la borsa va su, io che vantaggi ho? Se la borsa va giù, invece, io sono danneggiato col commercio. Come funziona sta roba? C'è qualcuno che mi sta fregando. Se uno vuole andare al casinò, che vada al casinò, che giochi, ma per piacere, se gioca in borsa mi danneggia a me, non capisco cosa c'entri. Quindi il cittadino ha diritto di differenziare queste due cose. Ed è la stessa. Il denaro che esiste oggi sono monete, banconote e valuta elettronica, e potremmo aggiungere anche le carte di credito. A parte le monete, tutto creato dalle banche, tutto chiaramente senza garanzie, tutto un gioco. E la legge del vil coyote, quindi il coyote che corre, BBBB, arriva alla rupe che finisce, continua a correre e solo quando si accorge che non c'è più niente sotto cade. E così anche qui il tutto è fondato sul nulla, sul fumo, sulla foffa, però non c'è niente dietro, non sono garanzie. La Lehman Brothers che è saltata con 780 miliardi di buco, i miliardi di buco erano i risparmiatori, una mia amica ha perso 30.000 euro di notte. Nota bene, le varie agenzie di rating che ci stanno mettendo in ginocchio, avevano dato rating 3A, 3A e il giorno dopo salti e perdi i soldi di chi? Dei risparmiatori, il tuo miliardo di capitale sociale, ma chi se ne frega, 780 miliardi di risparmiatori che fruttano 30.000 della mia amica? E questa è una cosa seria, questa è una truffa, una presa di... vanno impiccati, vanno uccisi, vanno distrutti, e lo stesso voi continuate a investire in borsa, voi continuate a prendere obbligazioni, siete voi che nutrite quel mercato lì, voi magari no, ma dico, che cosa dovrebbe servire il denaro? A facilitare il baratto, ovvero lo scambio delle merci e dei servizi, non a influenzare il mondo del commercio con speculazioni finanziarie, accumularlo togliendo dal mercato. No, il denaro serve a scambiare, se lo tesaurizzo me lo metto in tasca non è più in circolazione. Ricattare le nazioni, guardate la Grecia se vuole 100 miliardi deve pagare il 15%, 15,5% di interesse. Chi compra i titoli della Grecia? La Germania, che quindi non è interessata alla Grecia che salti, perché se salta perde 15,5 miliardi. E così noi europei ci compriamo i titoli l'un l'altro, vedrete adesso come, cioè ci compriamo i debiti pubblici l'un dell'altro
facendo lievitare la massa totale dei debiti pubblici, adesso vedrete. Nel tutto nascono alcune monete complementari, li vedete il paperino con la testa in giù, che sono delle realtà locali, dei tentativi locali di gente che ha capito come funziona e dice: scusa, ma perché devo andare in banca a farmi creare i soldi? Cosa cazzo me ne frega dell'euro? Creo il Sardex in Sardegna, è uno scambio, un baratto gestito da un software che dice semplicemente: io come azienda ho diritto a 1000 Sardex, però perché ha una certa importanza, e quindi ho un credito di Sardex, quindi compro da te, tu compri da me, quindi uno scambio così. C'è lo SHEC che tutti conoscono, no, penso conoscete lo SHEC, un momento complementare che la Camera di Commercio tra l'altro è registrata come brevetto a nome del sottoscritto, progetto che io non appoggio in quanto ha un errore di base, cioè è una moneta complementare creata da privati. La moneta deve essere creata dalla cosa pubblica, non da un gruppo di privati, e deve avere un rientro fiscale. In base a questo ho creato un concetto che si chiama il comunale, la moneta complementare comunale, che ha questo, che è questo progetto qua che non sto a spiegarvi, però la moneta emessa dal comune a sconto sulla moneta ufficiale che è l'euro, e a costo zero. Lo scambio in questi comunali è incentivato dal comune, e il comune ha un rientro fiscale in questo comunale. Non riesco qui a spiegare in due minuti, ma il sito è www.monetacomunale.com, chi vuole leggerselo se lo veda. Il tutto è appoggiato a un software che è questo qui, con uno shareware che ho tradotto assieme a un amico sul tirolese della Val di Non, Zuccal si chiama in italiano, ed è un software bancario vero e proprio. Quel software costa una mezzo milione, e che grazie a una società olandese in consorzio con un gruppo brasiliano ha creato. Per due anni ho giocato con il comune di Tarvisio con l'idea di fare questa moneta, poi non è stata fatta perché è cambiato il sindaco, però la moneta comunale, quella che ha costo zero, c'ha la banca comunale e quindi uno sportello del comune che crea a costo zero la moneta e la affida ai cittadini. Pensi che a Parma lo possono usare quindi? A Parma lo potrebbero fare, se conoscete un sindaco con le palline che si muova, che venga, ne ho avuti una ventina che sono venuti soprattutto di sindaci che vogliono farsi eleggere, però cioè vogliono usarlo come leva per farsi eleggere. Di sindaci già eletti che abbiano il coraggio di farlo non ancora trovati, e se andate sul sito trovate tutta la parte legale che ci può appoggiare. Abbiamo un sindaco, abbiamo un avvocato che si chiama Pimpini che ha appoggiato il SIMEC di Auriti, che appoggerebbe chiunque volesse fare questa cosa qua. E poi, come disse il Pimpini stesso, qualsiasi sindaco che venisse poi attaccato da un PM avrebbe talmente tanta reclam che lo eleggerebbero certamente senatore, perché noi potremmo dimostrare che l'ha fatto in buona fede, quindi non c'è dolo. Chiaramente Banca Italia verrà e dirà: non devi fare, non puoi fare, però. Quindi da Parma, in questa situazione dove i comuni stanno saltando per... Sì? Da Parma non ti hanno contattato? Allora. A Parma non ho contattato nessuno, ma se volete sono dopodomani da Zamparini, sì, a Milano, che è quello che c'ha al Palermo Calcio, che mi ha contattato perché vuole farsi eleggere in Sicilia, quindi facciamo la moneta in Sicilia, che bello, che bello. Ho già fatto una decina di volte anche in Sardegna, quando ero con i furconi che mi hanno chiamato, con scritto ero schiavi, sono andati a Equitalia, mi ha chiamato un sindaco anche lì, e poi non se ne è fatto niente, che è un peccato. Bene, poi la disinformazione, vabbè, dice che tutto quello che ormai, se siete qui forse sapete già, cioè la gente creda che i governi controllano le banche. No, sono le banche che controllano i governi. Il senatore sull'assegno c'è scritto Banca d'Italia con i suoi 18.000 euro, quindi non si metteranno mai contro. C'è Scilipotti che si mette contro, c'era Bontempo che si è messo contro, c'è Coso che si è messo contro, ma sono ben pochi e hanno la vita di solito breve. La gente crede che né banche né istituti di credito né Equitalia facciano usura, i conti sono quasi sempre usura. Marco mi corregge che Equitalia non fa usura, gli interessi sono usurari, e adesso vi faccio vedere cosa vuol dire interesse usurario. Quegli interessi pubblicati da Banca Italia se lo superi usura, se sono del 15, adesso per esempio i conti correnti hanno il 14,25, se tu 14,26 sei usura, 10 anni di galera, devi tornarmi tutti gli interessi usurari o no. Stiamo facendo perizie aiutando aziende a recuperare il loro,
ed è uno dei pochi modi che ci sono rimasti per recuperare qualcosa in questo sfacello che sta avvenendo, in quest'Italia che sta andando alla deriva. Poi la gente crede che la banca ti impresta i soldi del risparmiatore, no, la banca si inventa i soldi senza il rischio te li impresta. E vabbè, che quando non, sì, poi che il debito pubblico sia da parte dei cittadini che è fondamentalmente misterioso, no, il debito pubblico è il debito che lo Stato e i cittadini hanno nei confronti di un cartello bancario con altro tradimento si è appropriato della sovranità monetaria. L'Italia di Mussolini, l'Italia di Hitler, l'Italia del giapponese Hirokito, che hanno fatto l'asse contro il resto del sistema anglo-americano finanziario, perché i libri di quel periodo, mio prozio era un colonnello della Wehrmacht, tra l'altro Croce di Ferro, e quindi uno che faceva la guerra, non la politica, a parte che poi ha fatto anche politica, però nei racconti da bambino, racconti di guerra anche pesanti, anche tutto quello che c'era, però c'era una voglia di reagire simile alla nostra, a un sistema finanziario che ci stava mettendo in ginocchio, ed era un sistema anglo-americano, che è rimasto un sistema anglo-americano. Come dicevo prima, noi siamo una base americana, abbiamo, se non sbaglio, 80 testate nucleari. Io sono di Udine, ad Aviano partivano per il Kosovo la sera, sentivi questi bombardieri, Libia, eccetera, Sigonella, insomma un disastro, vabbè. Anche da Cervia partivano. Eh? Anche da Pisignano di Cervia. Anche da lì partono, sì. Ah, veramente. Ma da voi atterravano. Ci fanno credere che siamo indipendenti, ma se vogliono gli americani mettono la bandiera su Campidoglio domani, ma abbiamo perso la guerra. Che le tasse servono a pagare opere pubbliche, le tasse vanno eluse, le agenzie di entrate, Equitalia dovrebbero distribuire denaro perché manca denaro. Le tasse servono. Allora, immaginate un dopoguerra, tutto distrutto, si inizia a creare denaro dal nulla e metterlo in circolazione. Lo mette in circolazione finché ce n'è abbastanza. Pare che oggi il money supply sia 7.000 miliardi, l'M3 o quello che è. 7.000 miliardi il denaro che c'è in Italia. Bene, una volta messo lì, quel denaro, no? Può stare anche lì se non cresce, adesso poi il PIL va giù, quindi dovrebbe diminuire un pochettino, immagina il PIL rimane costante. C'è un baraccone, un carrozzone che si chiama Stato, che ha bisogno di quanto? Di 700 miliardi all'anno per vivere. 700 miliardi che sono una certa cifra, mettete che la casta rubi 20-30 miliardi, con tanto casino che fanno la casta ruba, è una cifra. Quanti? 60, il 10%, che è una cifra che mi sembra credibile, 60% su 700 però. E quanto ruba il sistema bancario? Vi farò vedere il calcolo, 780, quindi se io creassi il mio denaro mi costerebbe zero, perché il software costa zero, no, va bene, i dipendenti che stanno lì a creare, però no? Il sistema bancario ci sta fregando 780 miliardi, ve lo faccio vedere, quindi riappropriare il sistema bancario ci permetterebbe di mantenere lo Stato che costa 700 miliardi all'anno. La gente crede che le banche siano pubbliche, invece sono tutte private, la Banca Italia e Banca Europea sono private, e questo qua è Yuhu, d'ora in poi non occorre più scassinare le banche, ci saremo dentro all'inizio, e lì c'è il bravo Monti, Goldman Sachs. Prima c'era Prodi, prima c'era Ciampi, prima c'era chi c'era, ma ormai i banchieri, i bancari sono nel governo, e quindi peggio di così. E le manovre che fanno sono tali per cui, come ci insegna la cara Margaret Kennedy, che di signoraggio non vuol sentire parlare, le ho parlato, non parlarmene neanche, però il PIL è aumentato dal 59 al 205 di 18 volte, il debito dei cittadini di 51, ricchezza delle banche di 81 volte. Quindi i beni sono trasferiti da Stato e cittadini verso un sistema bancario che sarebbe servito all'inizio di queste slide per aiutarci a transare, a scambiare beni. Adesso è diventato lui quello che invece di aiutarci è diventato nostro nemico. Le banche sono il maggiore nemico dell'economia. Nemico viscido, nemico che ha un appoggio mediatico incredibile, che però ci fa confusione.
perché se voi leggete solo le 24 ore e giornali di economia vi dicono delle cretinate che sono incomprensibili, quando non capite c'è dietro il trucco. E un trucco è il trucco del debito pubblico. Nelle prime slide, dunque nel 2005, io mi ero dato l'amico Marco dopo averlo visto in questo incontro, mi sono messo un anno sul divano di casa mia a scrivere, e questa era una delle slide fatte per capire il debito pubblico. Non ve la sto a spiegare, se la stiamo mezz'ora. Però, semplificata questa slide, e vedete che finisce in Cayman Islands, non so se lo vedete là sopra, sono venute fuori in quei tempi, non so se ti ricordi, quel CD di 20.000 conti, dove c'era la Banca d'Italia che aveva conti nei paradisi fiscali, Banca d'Italia private. Quindi, mentre noi bravi bravi pagavamo le tasse e ci venivano a vedere lo scontrino fiscale, le banche, anche centrali, avevano i conti alla Cayman Island e facevano sparire i soldi. Fuargo, Federico, mio ex cognato, far vedere in TV assieme a Marco a Telepanto questo CD che è stato piratato non so dove, c'erano in effetti dentro 20.000 conti. Anche conti, anche c'erano tre conti, se ben mi ricordo, della Banca d'Italia, che da quando in qua la Banca d'Italia privata al 96% ha dei conti alle Cayman, c'è qualcosa che puzza, nessuno fece niente. La semplificazione di questo debito pubblico è questo qui, ovvero c'è una banca centrale, quella lì, Banca d'Italia, ognuno pensa sia d'Italia perché si chiama così, e invece dovrebbe chiamarsi Banca dei Banchieri d'Italia, perché il 96% è di banche e assicurazioni, 4% IMSS. E c'è uno Stato, nuovamente nello Stato di quelli lì che sono innominabili, fascisti, nazisti, o quello che era, che però in due anni ha messo in piedi l'economia che era allo sfacelo, quegli Stati lì creavano il loro denaro. E invece cosa succede adesso? Quegli Stati lì creano bot e CCT. Creano dal nulla 2.000 miliardi di bot, oggi nel pubblico 2.000 miliardi. Ma non puoi creare denaro, basta fare così. L'ha fatto Draghi, perché non crea denaro? No, io creo bot e CCT. E crea bot e CCT. La banca centrale, con questa fatica, quanto dura a scrivere 2.000 miliardi? Crea 2.000 miliardi, ok? Tac, fatto. E come mi insegna Marco Dalla Luna, con l'onore di avere come amico insegnante, nella finanza il prestato non preesiste al prestito. Se io ti impresto questo che è mio, esisteva, te l'ho imprestato. Se tu invece mi chiedi a me banca 100.000 euro per un mutuo di casa tua, io lo creo mentre me lo chiedi, anzi mi fai piacere, perché grazie al tuo chiedermelo, se con le mie gabole di Basilea 2 riesco a prestartelo, in quanto mi hai dato garanzia a casa tua che poi ti frego, io creo dal nulla, se voglio con riserva frazionale al 2%, ovvero perché ho 2.000 euro, creo 100.000 e te li impresto. Il prestato non preesiste all'atto di prestare, giusto? Non preesiste al prestito. Se poi non me lo torni, uno ti mangio la casa. E se proprio è stato furbo e non ti mangio la casa, vado in sofferenza. La banca va in sofferenza. Si chiama sofferenza, la banca è in sofferenza e con quella batte gli utili. Assieme ad altri trucchi che ha, che Marco ha descritto genialmente in questo bel libro, e per evadere le tasse. Allora, lo Stato crea 2.000 miliardi di botte CCT, la Banca Centrale crea 2.000 miliardi di botte CCT, e lo Stato dice agli intermediatori finanziari o le SIM, per piacere piazzami questi titoli. Cosa succede? Le si impiazzano i titoli, eccoli i titoli in parcheggio nella banca centrale, 2.000 miliardi di bot, e lo Stato riceve 2.000 miliardi di euro, che bello, e sopra là ci sono le banche commerciali, che ormai il 90% sono quelle che comprano i bot ICT. Mentre negli anni 70 le banche commerciali erano obbligate, la Banca d'Italia stessa se non erro, ad avere bot ICT nei loro pancioni, e anzi avevano una leva molto più importante grazie ai bot CCT, quindi erano avide di questi bot CCT perché gli permetteva di creare più denaro, giusto? Bene. Cosa succede dopo? Che vedete quelle banche lì, quelle banche commerciali, che creano denaro dal nulla, si chiama signoraggio secondario. Ah sì, dimenticavo, ma accidenti, se il money supply è 7.000 miliardi, ma il debito pubblico solo 2.000, vuol dire che ho creato 2.000 miliardi, com'è che non 7.000? Chi ha creato quei 5.000? Le banche commerciali. Però non dovrebbero farlo, perché le banche commerciali dovrebbero creare denaro. Cosa dovrebbero fare le banche commerciali? Intermediare.
intermediare. In realtà creano. Esatto, le banche dovrebbero ricevere i tuoi 100.000, darli a lui, a te ti do l'uno, c'è uno spread, il rischio, lui non mi, quindi mi tengo il 2 di guadagno, gli chiedo 2 in più, gli do il 5. E dovrebbe con padre e buona famiglia gestire bene il tutto, magari su una banca cooperativa, per poi avere anche un piccolo utile. Giusto? Invece le banche no. In quel caso lì hanno 2.000 miliardi che hanno dato alla banca centrale, che così si trova finanziata con 2.000 miliardi. La banca centrale si trova dopo il giro della serra per un anno, se i botti si durano un anno, finanziata con 2.000 miliardi. Cosa succede dopo un anno? Che i cittadini e le aziende devono dare, diciamo che sono al 5% questi titoli di Stato, devono pagare 100 miliardi, come la Grecia di prima, al 15,5 è il costo del... il costo dei cedolini in Grecia, no? Devono dare 100 miliardi con tasse, e se invece privatizziamo, diciamo, tanto ai cittadini e 20 lo Stato, però perde poi la proprietà di questa spiaggia, perde l'altare della patria, perde le autostrade, perde la Telecom, perde l'Eni, perde quello che è, no? E poi succede questo, alla fine della fiaba. Alla fine i cittadini hanno perso 100 miliardi, lo Stato si ritrova dopo un anno con di nuovo i bot con cui non se ne fa niente, no? La banca centrale ha fatto intermediatrice, si tiene il 0,75% se non sbaglio come intermediazione, che è una bella cifra, ho dimenticato di scriverlo, e le banche hanno guadagnato i 100 miliardi di interessi. Ma se lo Stato si creava i 100 miliardi gli costava zero. Nella fattispecie gli è costato 100 miliardi, ovvero il 5%. Quindi col gioco dei bussolotti, 1, 2, 3, facendo quel giro di sponda, io sono riuscito a trasferire 100 miliardi, ovvero il 5%, nelle banche commerciali. Banche commerciali che sono socie della banca centrale, perché la banca centrale è posseduta al 96% da banche commerciali e assicurazioni. Quindi quello lì, quello verde, fate finta che sia un cartello. Il cartello è riuscito a creare soldi dal nulla e prestare al 5% a Stato e cittadini, impoverendoli del 5% senza rischio. Chiaro adesso cos'è il debito pubblico? Cos'è il debito pubblico? È debito che Stato e cittadini devono pagare a un cartello bancario perché ha usurpato la sovranità monetaria. Giusto Marco? Operazione denaro, inchiappettata finale bis, ovvero quando non sono solo i cittadini che hanno 100 miliardi in meno che hanno pagato con le tasse, ma è lo Stato che è stato depauperato di 40 miliardi perché ha dovuto vendere nuovamente. Vi ricordate anni 80? Pagate le autostrade per 10 anni, poi saranno finalmente nostre. Cosa è successo? Che una testa di legno che è Benetton è andato lì, ha detto 40 miliardi per coprire nuovamente il debito pubblico, perché è sempre per quello così. Che si privatizza, finanziato dalle banche perché lui non li aveva, è riuscito a dare 40 miliardi nei bilanci statali e in cambio è diventato lui momentaneamente proprietario delle autostrade, però col tempo stranamente le autostrade sono diventate proprietà delle banche, se non sbaglio un gruppo francese che adesso possiede, da quello che so io, un gruppo di banche francesi che possiede le autostrade italiane. Ah sì, perché in queste nazionalizzazioni le nazioni non c'entrano più, non ci sono più. Le multinazionali sono multinazionali. Non è. I debiti pubblici, nel dettaglio, sono matematicamente insanabili, i debiti privati sono matematicamente insanabili, tutto il denaro è prestato, senza credere nel dettaglio, adesso forse l'avete intuito. È divertente che, accidenti, è arrivato Monti, il tecnico salva tutto, il Goldman Sachs di turno, cazzo ci salva, nel 2011 il debito pubblico aumentava di 6 miliardi al mese, negli ultimi 6 mesi di Monti il debito pubblico è aumentato di 15 miliardi al mese. Tutte quelle belle manovre di togliere liquidità, di trasferirle a chi sa lui, tra l'altro 2 miliardi pagati per onorare, da quel che leggevo, i derivati a una qualche banca americana, più qualche parente suo. No, però le operazioni di Monti che ci stanno mettendo in ginocchio perché tolgono liquidità e quindi ci tolgono operatività non stanno servendo niente, perché il debito pubblico è duplicato. Debito pubblico in continuo aumento, qui c'è la statistica dal
1970 in poi, e ogni anno il debito pubblico inesauribilmente aumenta. Quello che vi dicono che si abbassa è il rapporto debito pubblico-PIL, che tra l'altro è modificabile, perché il PIL è modificabile. Qui c'è un disastro, quel cazzo di chiatta del tuo, è americana quella roba là fuori, che ti tirerei un siluro io. Quella chiatta là che scava petrolio, di chi è? Quella roba là. Beh, quella lì fa un incidente, è tutto sporco di petrolio, che loro non pagano, l'assicurazione non paga queste robe, e noi spendiamo 2 miliardi per mettere a posto la spiaggia. Il PIL aumenta. Quindi il PIL, io avendo detto vendi a me, ho già aumentato il PIL. E quindi anche il rapporto del debito PIL è una roba opinabile, ed è quello che vi dicono aumentato o diminuito, ma il debito pubblico di per sé matematicamente è impagabile, perché per pagarlo bisogna creare nuovi denari freschi, per creare i quali bisogna creare nuove obbligazioni, per creare le quali abbiamo un aumento del debito pubblico. Questo è il debito pubblico mondiale, sono 40.000 miliardi, sono gli stati più o meno indebitati, quelli rossi sono più indebitati, l'Europa è indebitatissima, la Nord America anche, l'Australia anche. E il divertente è che i debiti pubblici europei sono questi qui sopra, dove vedete che c'è Inghilterra, Italia, Germania, Spagna e Francia, questa è la Francia, e vedete sopra che se io devo a te 100 euro, tu devi a lui 200, lui deve a me 40, io devo a lui 70, lei deve a te, cominciamo a bilanciare. Bilanciando si abbatte al 64%, sì, però tu sui tuoi 100 devi il 5%, tu sui tuoi 80 greci devi il 15,5%, quindi il cartello bancario che è tutt'uno è interessato a averci tutti indebitati, perché abbiamo gli interessi. Chi li paga? I cittadini, lavorando, oppure lo Stato, privatizzando, ovvero vendendo il cartello bancario. È un trucco per depredare beni e denaro, che però poi ci darai beni, perché perdi denaro, non riesci a pagare il capannone, perdi quello. Il target finale è il mattone, è il bene del denaro, le banche se ne fregano, sanno che è un mezzo. Bene, quindi questo lavoro è uscito su una università inglese che ho contattato, ci fa vedere come semplicemente bilanciando il debito pubblico aumenta il 64%, però aumenta anche tutti i cedolini del 64% che la popolazione va a pagare. E la finale è, va bene, queste sono le banche, insomma, come funzionano, quanto costerebbe la creazione e gestione del denaro? Quasi niente. Invece quanto costa? Sui 2.000 miliardi di debito pubblico di oggi, 100 miliardi cedolini, 6 al 5, adesso è aumentato mi sembra, su 7.000 miliardi, 700 miliardi di interessi al 10%, che le banche non fanno quasi mai, arrivano sempre a pelo sul 14%, come vedrete dopo lo superano molto spesso. Arriviamo a questi 185 miliardi, ma qual è il bilancio statale? Il bilancio statale è che io qui, quando avevamo creato la lista dei grilli parlanti, dove Grillo non c'entrava, ma era una lista antibanche, eravamo dei 12 in lizza per il Senato nel 2008, il bilancio statale allora era di 690 miliardi. Però prima di pagare il debito pubblico, ovvero qui, il bilancio era in positivo per 5 miliardi. Sì. Sì. La Cina non ha debito pubblico. Sì. La domanda è, c'è per caso un esempio di uno Stato dove è successo questo? La Cina non ha debito pubblico, ha un sistema bancario oligarchico. Monte Carlo. Allora la Libia, so che in Libia, non so esattamente come andava in Libia, ma in Libia e il libico prendevano una percentuale della vendita del petrolio. So che se ti sposavi in Libia avevi un certo utile, so che gli appartamenti avevano, so che l'università era gratis, l'acqua era gratis, che in Africa vuol dire tanto. C'erano dei benefit incredibili e le tasse erano molto basse, questo è quello che so, poi da basso a niente. Dunque la tassa cosa serve? Mi hanno interrotto prima, io metto in circolazione
7.000 miliardi nella fattispecie, poi devo però riprendermi per gestirmi 700 miliardi. Come faccio a riprendermi 700 miliardi? Giusto? Devo tassare, no? Qui vedete, non vedete, piccolo, però qui ci sono 300 miliardi di tasse, ci sono di contributi, c'era pazza anche, dove è andato? Ci sono, non so come ingrandire, ci sono 170 miliardi di contributi sociali, monopolio teorie 30, affitti immobili 20, affitti demanio 20, privatizzazioni 30. Multe gabelle 40, o ci danno le multe per mantenere lo Stato, ma la multa mica deve servire per... E di uscite abbiamo dipendenti statali 160, quindi neanche tanti, quindi anche se risparmiamo mandando a casa tutti, che è una stronzata immonda, no, perché il denaro deve circolare, risparmiamo solo 160 miliardi, le pensioni 200, tagliamo le pensioni, bisogna essere dei delinquenti, a un vecchietto che ha lavorato tutta la vita che prenderebbe 800, portarlo a 400, bisogna essere veramente delle merde, tutti noi dovremmo andare in strada a protestare, io amici che erano... che non prendono poco, ma è una cattiveria, un'ingiustizia, il vecchietto non può ribellarsi, cazzo, mi fa schifo, insomma sono indignato, ecco, non so come dire, tagliare le pensioni è una delle cose più infime, più schifose, più... Marco, non so, noi siamo ancora, io non sono più giovane, ma siamo giovanoidi, diciamo, no, ma il vecchietto che cazzo fa? No, non vale... Loro sono da eliminare gli anziani, devono morire. Cioè, beh, un amico che si è suicidato. Ma adesso lo fanno, eh? Io sono un amico. Tagliano la sanità, quindi li fanno morire. Io sono un amico che si è suicidato in Slovenia da medico, perché in Germania aveva assistito all'eliminazione di ammalati anziani perché l'anziano va eliminato per compenso. Io sono indignato. Claro che sì. Io da cittadino sono. Vabbè. Contributi pubblici ad aziende private 30 miliardi, sanità 100 miliardi, istruzione 30, opere pubbliche 85. E poi e qui siamo in più 5 miliardi. Se noi paghiamo l'interesse a debito pubblico, che qui quando ho fatto sta roba era nel 2006, 85 miliardi, adesso sono 100, andavo sotto di 80 miliardi, quindi andavo in deficit per 80 miliardi su interesse a debito pubblico. La domanda tua è, allora l'argomento è che le aziende stanno funzionando talmente bene che ci automanterremo. Come? No, parlavo per lui. Okay. L'argomento è che le aziende funzionano così bene che lo Stato si può automantenere, però non ti sto rispondendo, anche senza tasse molto gabelle. Ma vi faccio un altro esempio, molto divertente, non so se l'hai mai sentito fare. Inflazione, diciamo, se hai una situazione di denaro adeguato, tu crei più denaro, crei inflazione, no? Se qui in spiaggia ci sono i prezzi che ci sono, tutti venite a sperperare perché arrivano gli americani pieni di soldi, questo bar si può aumentare, no? E per fare un rapporto come lo conosciamo dall'economia, se aumenta il money supply del 10%, l'inflazione è del 10%, giusto? Se aumenta il 10% il denaro, il prezzo aumenta del 10%, ok? Poi che avvenga così o no, ma se vogliamo fare un rapporto lineare, 10%. Se uno Stato avesse la sovranità monetaria e potesse creare il suo denaro senza mendicarlo alla BCE, potrebbe creare il suo denaro, ma su 7.000 miliardi basterebbe creare 700 miliardi e si manterrebbe creando un'inflazione del 10%, che è l'inflazione attuale. Com'è? Qualche precisazione. È vero che se io aumento il 10% la quantità di denaro circolante a parità di offerta di beni, il prezzo dei beni salirà del 10%, ma se io aumento del 10% il denaro circolante e quel 10% lo destino ad attività produttive di una maggiore qualità di beni, allora quel 10% che io aggiungo in denaro sarà coperto da 10% di beni in più prodotti, ma siccome potrebbero essere con tecniche efficienti non 10 il valore dei beni, potrebbe essere non 10 ma 15, avrò addirittura economie di scala. Economie di scala nel senso che le imprese, le aziende che prima erano dimensionate diciamo per produrre 100 ma producevano 90 perché non c'era abbastanza domanda, perché non c'era abbastanza denaro,
si ritrovano a impiegare totalmente il loro potenziale produttivo e quindi producono non 90 ma 100. Ma producendo 100 con i costi fissi immutati, l'incidenza dei costi fissi sull'unità di prodotto diminuisce, quindi il prodotto costa meno, si chiama economia di scala. Inoltre, se altra ipotesi, se io aumento del 10% la quantità di money supply, di denaro circolante, e quel 10% va a pagare debiti già esistenti per transazioni già fatte, io non ho un aumento, non ho una tensione inflativa, ma al contrario, andando a chiudere dei debiti che producono interessi passivi, io ho l'effetto opposto. Io ho che la gente deve dare meno soldi poi in interessi passivi. Non ho una tensione inflattiva. Queste sono due precisazioni. Allora, in generale si può dire che un aumento del denaro in circolazione produce un aumento dei prezzi solo nel momento in cui quel denaro non viene assorbito dall'attivazione degli strumenti, dei fattori di produzione latenti, non ancora operosi per mancanza di denaro. Fintanto che c'è un margine di non utilizzazione dei fattori di produzione, manodopera, stabilimenti, tecnologie eccetera, che c'è un margine di strumenti, non di fattori di produzione non utilizzati per mancanza di denaro, se io aggiungo denaro i prezzi tendenzialmente in linea di principio non aumentano. Se però vado oltre, allora sì, ci sarà una tensione inflattiva, ma non ci sarà una diminuzione del reddito totale. Invece quello che noi abbiamo adesso, cioè la deflazione, consiste in questo, che diminuisce il PIL, diminuiscono i redditi, anche perché i redditi diminuiti dal diminuire del PIL sono ulteriormente diminuiti dal fatto che più soldi vanno in tasse. Bene, diminuiscono i redditi, ma i debiti nominali già esistenti, cominciando dal debito pubblico, restano quello che sono. E quindi io mi ritrovo con un reddito minore a dover pagare gli interessi su un debito che non è diminuito di valore nominale. Quindi una quota maggiore dei miei redditi minori deve essere assorbita per il pagamento degli interessi e per il rimborso del debito. Questo è l'aspetto negativo dell'inflazione. Se il reddito nazionale diminuisce sensibilmente, il paese non ce la fa più a pagare gli interessi sul debito pubblico, e allora il rating precipita. È questo che sta avvenendo in Italia. Siccome l'Italia non ha prospettive se non quella di recessione, 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 riduzione, riduzione del reddito, con che cosa pagherà gli interessi sul debito pubblico? Con che cosa rimborserà il capitale? Non avrà la possibilità. Ecco perché il rating del debito pubblico italiano continua a calare ed è destinato a calare ulteriormente. E come avete capito, Marco mi ha tolto la parola di bocca, mettendo 700 miliardi in circolazione, accidenti, aumenta il PIL, aumenta la produzione. Ma Monti sta facendo l'incontrario, sta togliendo denaro a circolazione, e cosa si aspetta? Lo fa apposta. Perché? Fa apposta perché? Perché vuol diminuire il PIL, crearci problemi tali per cui noi siamo obbligati a vendere il capannone. La filosofia di Monti: l'austerity serve solo a togliere legalità in ultimo, perché i problemi saranno tali per cui ci verranno delle misure più severe, e trasferire i beni al sistema bancario, ai suoi mandanti. Per rispondere a te, sì, adesso lo Stato che abbia tasse zero non lo so, certamente ci sono stati che hanno tasse basse, la Slovenia, in cui si trasferì tantissima gente, ha tasse, mi sembra un'aliquota del 23% se non sbaglio. La meritano. Questo è il condizionamento che abbiamo, ma l'evasione in questo caso è sacrosanta. C'era in TV a Format l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, scusa, che ha detto, un colonnello della Guardia di Finanza ha detto: sì, ma se noi dovessimo in effetti poi esigere l'evaso che noi troviamo nelle aziende, l'80% chiuderebbe. Allora la Guardia di Finanza cosa serve? A farci chiudere? Se manca denaro, cosa vai a togliere ulteriormente denaro? Il denaro manca, va messo in circolazione. Quello che volevo far vedere è che se io mettessi 700 miliardi in circolazione, e come Stato sovrano potrei farlo, con 700 miliardi mi manterrei. Con 700 miliardi manterrei i miei dipendenti statali, le pensioni,
la sanità, l'istruzione, le opere pubbliche, non pagherei interessi sul debito pubblico perché non lo creerei, perché creo il mio denaro, creerei una certa inflazione che non sarà del 10% perché sarà aumentata, aumentato il PIL, quindi sarà del 7, del 6, fantastico, non ho più bisogno di tasse, multe, gabelle, monopoli, affitti, abitazione, perché sto creando il mio denaro, creando un'inflazione intorno al 6%, aumentando il PIL. Sì, certo, fanno economia di scala, fa parte. Certo, l'inflazione poi non c'è perché, per quel motivo che ho spiegato Marco, che fa parte di questo, di adesso vedrete le diapo e gli schemi, se abbiamo ancora tempo, dell'euflazione, perché aumentare la circolazione vuol dire non creare inflazione ma creare appunto l'euflazione. Sì. Sì, la paghi, costa niente, sì. Certo, non costa niente, sì. 3 centesimi. Sì, sì. Ma la paghi una tanto, mica ogni anno, la paghi una volta e basta. Sì. Il pagamento delle tasse. Allora, nel sistema comunale che avete visto prima, il prelievo fiscale è automatico ed è tramite un software. Se io creo del denaro, io sono lo Stato, voi siete i miei cittadini, siamo in spiaggia, è tutto avuto la bomba atomica, siamo solo noi. D'accordo, sì. D'accordo, sì, questo riti. Va bene, sì, questo è giusto. Grazie. Sempre la batteria? Sì. Giusto. Il valore è creato dalla fiducia del cittadino ed è per questo che nel comunale vengono affidati 10.000 comunali a voi cittadini. 10.000 perché? Perché se sono 7.000 miliardi diviso 60 milioni, circa 100.000 euro a testa. Voi dovreste avere ognuno, se fossero distribuiti equalmente quei 7.000 miliardi, circa 110.000 euro in tasca. Se non li avete, sappiate che ce n'è un altro che è i vostri. Abbiamo calcolato che un 10% di moneta complementare sarebbe fisiologico, quindi l'affidamento del comunale iniziale è il 10%, 10.000 comunali affidati a voi. Il rientro fiscale, quindi quel giro virtuoso che fa riavere i soldi al comune per pagarvi lo spazzino che pulisce per strada, non si chiama più spazzino ma operatore di non so cosa, avviene automaticamente sul money supply, sul denaro, ma non sull'imponibile, che è un casino immondo. L'imponibile, a differenza fra quanto incasso e quanto spendo, però il telefonino solo 30%, l'automobile solo il giovedì, sono delle troiate. La guardia di finanza non serve a niente. Perché se io con un software adeguato riesco a avere un prelievo fiscale su quei 7.000 emessi, che sono 700, io ogni anno ho i miei 700 di nuovo dal vostro conto in automatica. Cosa serve un software? Quanto costa? 500.000. Quanti comuni abbiamo? 5.000. 100 euro a testa, una tantum, ho messo in piedi un sistema fiscale di creazione prelievo fiscale di denaro che vi mantiene lo Stato con 700 miliardi all'anno. Giusto Marco? Grazie. Bene. Ci avviciniamo alla fine, l'alternativa quindi, debiti pubblici, nuovamente lo Stato che non ha tasse, non so qual è, poche tasse sì. Sì. No, io no, lo Stato, la cosa pubblica lo crea, la cosa pubblica, il cittadino chi è che rappresenta il cittadino? Il comune, quindi un sindaco eletto, se non ti piace non leggi più, gli dai fuoco, lo uccidi. È la pecora che fa la lana, ma è il pastore che la tosa. Signora, tenga presente che è vero
perché c'è una banca centrale di emissione che si appropria il valore del denaro, pur sapendo che questo valore viene dato al denaro dalla cittadinanza. Ma è anche vero che c'è tutto il sistema delle banche private, commerciali, delle banche commerciali, che quatte quatte creano il 92% del totale del denaro. E quindi questa appropriazione è molto più grossa e più grave dell'altra appropriazione. Vediamo se funziona adesso questo, dobbiamo avvicinarsi alla fine perché questo, vediamo, non so se funziona l'audio. No, non funziona. Non funziona l'audio, no, qua. Questo anche al Parlamento Europeo c'è, ci sono un paio di persone. Questo Nigel Farage, come si pronuncia? Nigel Farage che commenta. Ma Monti, ma chi è sto Monti, ma chi l'ha eletto, ma come fate a sopportare un golpe del genere, voi e la Grecia, no? Ed è un eurodeputato che ruola quello Barroso, Van Rompuy, che non si sa bene chi l'abbia eletto, improvvisamente è diventato presidente del Parlamento Europeo senza essere eletto da nessuno. Questo è quest'altro che ridacchia, va bene, però non si sente l'audio ed è bello vedere che qualcuno la pensa come noi. E lo pensa anche ad alta voce. Per andare avanti, Banca Italiana è una situazione straordinaria, c'è una lista come vedete lì, quindi se avete soldi in banca toglieteli, mettetevi sotto il mattone, metteteli in cassetta di sicurezza, comprate lingottini d'oro, sappiate che se avete risparmi il fondo interbancario vi assicura 100.000 euro, ma non di denaro ma di titoli, per cui questi titoli possono benissimo non coprire 100.000, correggimi se dico baggianate Marco, ma non sono euro ma sono titoli, quindi se avete 120.000 euro in banca siete coperti fino a 100.000, ma non per euro ma per titoli, vedete voi per titoli cosa valgono. Le banche sono così interconnesse, sì. Se ne salta una, saltano tutte, no? Salta i Monte dei Pacchi di Siena. Monte dei Pacchi di Siena. Salta anche Unicredit. Sì, Marco ha scritto un articolo bellissimo su Monte dei Pacchi, di Siena, in cui commentava come andrebbe. Io il 21 giugno dell'anno scorso scrisse un articolo, ora si salvi MPS, già queste cose si sapevano. Avendo qualcuno dentro il Monte dei Paschi io ero già al corrente, ad esempio del fatto che c'era una grande quantità di sofferenze non dichiarate. Perché non dichiarate? Perché nel momento in cui la banca deve dichiarare un incaglio o un contenzioso, l'incaglio è meno grave, il contenzioso è l'insolvenza conclamata, deve fare accantonamenti in bilancio, cioè deve prendere una parte, un po' dei suoi soldi, 35% nel caso dell'incaglio, 55% nel caso del contenzioso, e stanziarli, fare accantonamenti. Ma deve avere questi soldi, allora, siccome il Monte dei Paschi non li aveva, non dichiarava, non metteva in bilancio, non segnalava come invece avrebbe dovuto in base alle direttive della Banca d'Italia, non segnalava questa situazione. Quindi il bilancio che superò il test dello stress test della Banca Centrale Europea, perché era autosomministrato, non l'avrebbe superato se fosse stato aggiornato con le sofferenze. E quindi è tutto darsela da intendere. Non c'è alcuna sicurezza nel sistema bancario italiano. Sono tutte così le grosse banche italiane, così interconnesse che se ne salta una saltano anche le altre. E credo che sia giustissimo quello che dice Antonio, bisogna differenziare, affidarsi in buona parte a banche di paesi stranieri a basso debito pubblico e banche che non abbiano un carattere speculativo, cioè che siano istituzioni di deposito e prestito e non banche che, come sempre più le banche italiane, usano i soldi non per prestarli ma per andare a speculare in proprio sui mercati finanziari. E allora con le leve finanziarie fino a 40 volte rischiano di fallire, poi accettano, preventivano addirittura di fallire nella loro attività di scommessa, di casinò. Perché? Perché, come è avvenuto anche negli Stati Uniti, programmaticamente le grandi banche hanno intrapreso grandi speculazioni, hanno assunto grandi rischi ultra temerari, sapendo che poi sarebbe intervenuto lo Stato a ripianare. Nei 40 mesi precedenti luglio dell'anno scorso, come risultato da un audit, cioè da una revisione contabile della Fed, Federal Reserve Bank Corporation statunitense,
la Fed aveva creato 16.000 miliardi dal nulla, stampandoli, imputandoli elettronicamente, per fare dei bailout, dei salvataggi finanziari di banche statunitensi e non statunitensi, anche inglesi, diciamo, scozzesi. Come ha potuto farli? Ha potuto farli perché la banca centrale crea denaro dal nulla, grazie, come diceva la signora prima, grazie al fatto che il valore del denaro non viene dato dalla banca che lo crea, ma viene dato dalla cittadinanza, meglio dal mercato che lo accetta. È vero che i cittadini e gli imprenditori accettano come denaro ciò che le, loro, ciò che le banche di ciascuno di loro accetta come denaro. Se io accetto come denaro la promessa di pagamento della banca X che non conosco o che sospetto che sia anche da default, sia decotta, perché la mia banca me l'ha creata sul mio conto, non mi pongo altri problemi. Ma è pur sempre vero che quando la banca emette uno strumento di pagamento, promesse di pagamento, come assegno circolare, attivo di conto corrente, bonifico, lettera di credito, promissory note, quel cavolo che è, il valore a questo strumento viene dato non dal patrimonio della banca, che è negativo, sempre molto negativo, viene dato dal mercato che lo accetta, dall'accettazione della società, da parte della società. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che io, banca, se tu vieni da me a chiedermi denaro in prestito, io ti do una segna circolare come prestito, ma il valore della segna circolare viene dal resto della società, non da me. Io banca, godendo della pubblica fiducia, del pubblico credito, ho il potere di prendere il valore, che è potere d'acquisto, di metterlo nel mio pezzettino di carta, darlo a te e poi a chiedertelo in restituzione, posso chiedertelo in restituzione, con gli interessi che andranno a maturare. Bene. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che io banca ricevo un flusso di potere d'acquisto dalla società, dal corpo sociale che inserisco nel mio pezzetto di carta, e questo flusso di potere d'acquisto che è una grandezza economica, io banca non lo contabilizzo, ed è questo il segreto delle banche. Le banche incamerano il potere d'acquisto che deriva loro dalla società, come diceva la signora là in bianco, senza contabilizzarlo, un elemento positivo. Allora cosa vuol dire? Che se io devo prestare 1 milione con la segna circolare, io mi segno 1 milione in uscita che ti do, 1 milione di entrate che è il credito che maturo verso di te, gli interessi sono un rateo, quindi un conto a parte, ma non segno il 1 milione di potere d'acquisto che mi dà tutta la collettività riconoscendo e accettando come denaro il mio pezzo di carta, e che allora avrei non più 1 milione meno 1 milione salto capitale zero, io avrei più 1 milione meno 1 milione più un altro 1 milione salto capitale 1 milione, io in banca andrei con un attivo, realizzerei un attivo enorme su cui pagherei le tasse, e quindi lo Stato non sarebbe in difficoltà, in strettezze finanziarie, non sarebbe in passivo, e io stessa banca avrei una capitalizzazione molto maggiore, cioè avrei una patrimonializzazione, scusate, molto maggiore, avrei maggiori ricavi. Li ho effettivamente, ma li nascondo. Allora ci sono le reti bancarie segrete, Euroclear, Clearstream e Cayman Island, le banche centrali e la banca di regolamento internazionale che hanno il diritto di compiere operazioni in segreto, anche per conto di terzi, di altre banche, e allora questi miei utili non dichiarati, non contabilizzati, utili extra contabili, io li canalizzo verso le Cayman Islands e là ho i miei conti, e in effetti le banche italiane hanno, tutte le banche hanno i conti là, dove fanno riemergere gli utili nascosti, occultati, extra contabili, e che realizzano una colossale evasione fiscale. Questo è il segreto dei banchieri. Quindi io propongo, anzi noi proponiamo in questo libro, Euroschiavi, una riforma dei principi contabili, che si consentirebbe, contabilizzando questo flusso economico, questa grandezza economica reale di potere d'acquisto che le banche ricevono dalla collettività, che in quanto la collettività riconosce come dotati di potere d'acquisto, di potere di acquisto di pagamento, i loro titoli di promesse di pagamento messa senza copertura patrimoniale, riconoscendole, si sana il buco nero delle banche, si sana il buco nero della finanza pubblica.
si sana il buco nero della moneta debito, di questa moneta che è creata con un indebitamento che genera ulteriore debito sotto forma di interessi passivi. Questa riforma contabile a costo zero, che sarebbe una riforma di adeguamento della contabilità alla verità economica, avrebbe un potere risanante enorme, trasformerebbe la moneta da moneta diabolica in moneta angelica. Per questo che la prossima volta che andate in banca a versare 1000 euro, pensate alla cosa seguente: se voi chiedete 100.000 euro in banca, la banca vi chiede un'ipoteca di primo grado, giusto? Da domani, quando voi verserete 1000 euro, chiedete alla banca un'ipoteca di primo grado su quei 1000 euro, giusto Marco? Sì. Cioè, la banca, che certamente è a rischio perché abbiamo visto che il sistema fatto di foffa, dovrebbe garantirvi con ipoteca di primo grado su quell'immobile o su quello che ha, su 1000 euro, per assicurarvi che voi li possiate poi godere sequestrandogli quello che ha se non ve li torna. Vado rapidamente perché non ce la facciamo fare tutto. E questo è un giochino che ho fatto su invito di Marco. Per un anno me l'ha chiesto Antonio. Tu che fai le cose divertenti, fai un gioco, ed è venuto fuori Bancopoli, che la Macro ho venduto per un anno, poi non ce la facevo più, devo fare tutto in casa. Questo è lo Stato Banca, quello virtuoso che dici tu, che non paga, non ha debito pubblico, e giocando come Stato Banca i cittadini prosperano e crescono. Questo invece è lo Stato schiavo delle banche, quella rossa con le piovre e i diavoli della banca, e quella la borsa, cioè vedete i cattivi sono di là. Questo è lo Stato Banca col crisometro, cioè nel dopoguerra c'è il boom, la crescita, il blocco della crescita, la stagflazione, la crisi, e poi viene la guerra, perché è un crescere automatico verso la distruzione del sistema come sta avendo adesso. Prima c'erano le guerre che distruggevano tutto, adesso invece c'è già la guerra perché c'è guerra in tutto il mondo. Però qui ci avviciniamo o a una riforma intelligente, nel senso che riappropriamoci la sovranità monetaria, o viene la distruzione fatta dagli altri, quindi quello che sta facendo Monti. E questo è la Bancopoli. Poi l'inflazione, ne abbiamo già parlato prima, è come il mettere denaro in circolazione, non è che crei inflazione necessariamente se crea economia di scala. Vedete la curva classica dell'inflazione, che è questa qui, che dice più denaro c'è, più prezzo va su, meno denaro c'è, meno la roba costa. Seguendo questa teoria, denaro zero, tutto è gratis, quindi chiaramente questa curva è sbagliata, una curva che dopo un po' ha un picco, torna su, e qui siamo in situazione di troppo poco denaro e prezzi alti. Quindi abbiamo, Marco e io, rivoltato come un calzino la teoria dell'inflazione, dicendo giustamente che la rarefazione monetaria può creare non solo un aumento dei prezzi, ma una crisi totale, perché se non c'è più denaro tutto si ferma, non è che la roba costa sempre di meno, ma sempre di meno. La crisi oggi è fittizia, ci sono merci per tutti, manca solo liquidità, ovvero il denaro per scambiarla, perché non viene creata per chi lo crea, cartello bancario in conflitto di interessi, può creare dal nulla denaro a costo che vuole, può comprare e contare denaro alle aziende in difficoltà, sarebbe un peccato non approfittarne. Quindi una crisi di valuta, il cibo ce n'è troppo, si manda al macero, i vestiti in Cina li fanno a 50 centesimi, non c'è lavoro per tutti, nel senso che non è necessario che tutti lavorino, la gente andrebbe pagata a mio avviso per stare a casa o per andare in comune e non fare niente, guardare le stelle. Come diceva Keynes, ci vogliono due turni in un'azienda, in uno stato dove le aziende funzionano, un turno che fa i buchi per seppellire le bottiglie e il turno dopo disseppellire le bottiglie, così avanti, ovvero ci vuole una scusa per distribuire denaro, per acquistare ciò che ormai le fabbriche fanno a costo bassissimo. Stiamo bene, abbiamo troppa roba, è chiaro questo, non c'è la carestia, non è che non abbiamo roba, dobbiamo metterci lì a lavorare a gatto miao, abbiamo i computer, abbiamo i robot. Ormai potremmo avere un benessere che però ci impediscono di avere, perché chi sta lassù è talmente esoso che vuole avere tutto. E per finire vi faccio vedere un'altra cosa che vi interesserà, come funziona il comunale, è l'usura. Ah no, questa è divertente. Allora, operazioni euro, un complotto atto mentre Europa male è i soliti, abbiamo qui Stulini, Bildenberger, quelli cattivi. E allora no, ragazzi, i messaggi subliminari erano chiari fin dall'inizio, due uomini, uno davanti e uno dietro, quello dietro era la banca che se lo mette in quel posto. Era partita già così, potevamo pensarci prima, 2002 come vedete,
Ma il colmo è che quasi tutti i conti bancari sono usura. E qui diventa divertente, perché gli è scappato qualcosa, come diceva che era Agatha Christie, il cadavere lo metti in entrata della casa, appeso al lampadario, che tutti lo vedono, pensano oh, che bell'abbellimento, cos'è, una mummia egiziana? No, è il cadavere. E così anche le banche, quando ci mandano l'estratto conto o il cosiddetto scalare, ci mandano la loro condanna a morte o a 10 anni di galera, perché l'usura è da 2 a 10 anni di galera. E il codice penale articolo 644 dice che il tasso di interesse tiene conto di commissioni e remunerazioni, e invece le banche per anni hanno considerato il tasso di interesse solo il tasso di interesse, tutte le cose che aggiungevano, tutte le commissioni, le spese che fanno parte delle cosiddette competenze, per una certa circolare interpretata ad hoc di Banca Italia non c'entrava, e invece la legge lo dice chiaramente che c'entra. E quindi arriviamo all'articolo 1815 del codice civile, che dice che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Cioè, se avete un conto che è iniziato nel 1980 e è finito nel 2006 e fate una perizia, un'analisi, quindi vedete che in un trimestre c'è stata usura e vedete che tipo di usura c'è, tutti gli interessi che avete pagato vi devo tornare, non solo quelli usurari ma tutti. Abbiamo conto in mano di un amico che fa barche a Trieste e in 10 anni ha raggiunto 800.000 euro di interessi. Per dire, poi la banca tra l'altro che vi chiede, ragazzo devi entrare di 80.000 e ti fa un sequestro cooperativo, quello non è valido, perché per essere valido deve partire il calcolo dall'inizio della vita di quel conto. Quindi se nel 2001 ti ha prestato i primi 10.000 esercitando già interessi usurari, accumulato interessi tali per cui invece di dovere tu a lui 90.000 magari lui che deve a te 40.000. Corte di Cassazione di Torino. Banca d'Italia pubblica questi interessi. Sì. Ella sì, la legge sta dalla nostra e non è più una cosa esoterica come il debito pubblico, sì, gli stati e così, no, è la banca, banchetta, bancona che ti fa già queste cose, basta sapere fare i calcoli. Banca Italia pubblica i tassi, come vedete lì, sono dei tassi ufficiali, per esempio qui aperture di credito in conto corrente, e questo è il, non so più che trimestre sia, fino ai 5.000 o 35.000 abbiamo il tasso soglia del 15%, no? Sul conto corrente, sull'affidamento addirittura al 21%, sul factoring, sui leasing, sui mutui, sulle more, 11 diverse possibilità. A questo punto, avendo un numero, si chiama usura oggettiva, quella soggettiva invece mi presto te che le difficoltà perché già prevedevo che saltavi così, questa è soggettiva, ci permette di fare dei calcoli come questo qui, dove questo mutuo, scusate il nome, dimenticate, l'avvocato impallidirà, però vi faccio un esempio, questa è un'azienda di leasing che ha fatto un leasing di 180.000 euro, dove nel computo alla francese, in internet non si trova un computo all'italiana, il computo alla francese è anatocistico e illegale, però di pertinenza civile, ovvero gli interessi non vengono calcolati a fine anno, ma durante l'anno, si chiama anatocismo, è illegale, però di pertinenza civile. Ho dovuto fare un software all'italiana adeguato, perché quello francese non si trova, quello francese è solo quello italiano no. E quello italiano dice che ogni mese, se tu paghi nella fattispecie 180.000, no? L'anticipo è stato 18.000, quindi lui ha goduto di 162, non di 180, quindi già parto a calcolare su 162, perché la prima rata, se non la scucivi, non ti davo il resto. Potevi dirlo subito, 162, non 180. Va bene. Poi ha l'anticipo di 18.000, poi ha i canoni, poi ha il riscatto di 36.000, l'assicurazione di 37.000, l'incasso canone 800 euro in tutto, ha goduto immediatamente 162.000, ma il costo finale 285. 285.000 euro in 15 anni sono di capitale 900 euro all'anno, al mese, e di interessi, se noi facciamo l'italiana, dobbiamo applicare il 10,1%. Quando il tasso dichiarato, il cosiddetto TAN, era 5,3, cazzo c'ho il 5,3, il tasso soglia era l'8,04,
si va nel caso dei leasing si va al trimestre in cui è stato firmato, ma il tasso vero, il TAEG, è stato il 10,10. Mutuo a usura, nessun interesse dovuto, il cliente è arrivato già a metà, ha pagato già più di 164.000 euro, quindi il bene è suo e fine. In più si costituirà parte civile per i danni subiti e chiederà 300.000 euro di danni. Questo è il calcolo all'italiana, tanto per vedere, dove la rata, vedete, è fissa 900 euro, e ogni volta che scendo di 900 euro pagherò per un mese, quindi per un dodicesimo d'anno, una certa cifra di interessi che corrisponde ad una percentuale di interessi, nella fattispecie 10,1, che è usura. Queste sono le perizie molto diverse. Io faccio il medico, ma 3 anni fa un mio amico ha detto: sono mediatore creditizio. Che cos'è? Mediatore creditizio è una cosa che tu scrivi a Banca Italia e dici che vuoi fare mediatore creditizio. Cosa ci vuole? La terza media. Ho scritto Banca Italia, sono laureato, ma bastava la terza media. E vorrei diventare mediatore creditizio, tanto per dire il livello accademico necessario per fare mediatore creditizio. Mi hanno iscritto, era il giugno del 2010 e c'è il numero, andate in internet, c'è il numero. Nell'agosto 2010 hanno bloccato tutto. Un altro mio amico adesso ha cercato di farlo, non c'era più. Ma tanto per dire, mediatore creditizio, basta che abbia un livello accademico bassissimo e può fare quello che vi fanno in banca, dove le lauree si contano sulle punte delle dita, per mettervi in ginocchio, per escutere quello che non dovrebbero. Questi sono gli 11 tipi di operazione legata a diversi interessi. E questo, per finire, questo mio conto, spero non ci siano, è scritta anche la banca, pazienza, non fate le foto, non dovrei, è una banca. E vedete, nel 2001 un TAI del 71%, poi 41, 26, 69, 38, perché? Perché questi sono i numeri, questi sono gli interessi che vedete, sono l'esposizione media era di 1.000-2.000 euro, cioè ero sotto di 1.000-2.000 euro. Le cosiddette le commissioni di massimo scoperto, che è la truffa della controtruffa, non ve lo spiegare, ma a parte che il picco di un giorno te lo calcolano per 3 mesi, ma poi la commissione dovrebbe essere calcolata, è troppo complicato, però c'è la truffa nella poi spese, boh, la legge dice calcola 1, 2, 3, lo calcoli, fa le cosiddette competenze, le competenze fanno una percentuale, come vedete vanno calando negli anni, poi nel 2010-2011 di solito non c'è usura, DIF è diventata la commissione, disposizione immediata fido, perché i soldi li hai immediatamente, quindi paghi, perché devo pagare immediatamente, così. Hanno trasformato la commissione massimo scoperto in DIF. E questo è, va bene, questo è quello di prima, e con questo penso che abbiamo finito. L'invito è, nel caso dei conti in banca, quindi di sappiate che i conti che avete sono molto probabilmente usura, specialmente se erano in piedi nel 2004, 2005, 2006, avete diritto a avere indietro tutti quanti i soldi, fate i conti, andate in banca, trattate, transate, appoggiatevi a bocca alla luna, se volete. E certamente, e niente, buona, no, era una battuta, e buona serata, se avete domande prego. Ecco, dopo tutta questa discussione sono naturalmente molto spaventato per le obbligazioni che ho in banca per conto della mia famiglia, spero che abbiano lunga vita. C'è chi dice che la terza guerra mondiale potrebbe essere una guerra economica e in questo caso forse è già iniziata. Volevo chiedere all'avvocato della Luna quindi cosa ne penso di una sorta di outlook, di sguardo verso il futuro, visto che lui ha molti informatori, se per dare una spruzzata di ottimismo potrebbero esserci anche delle nuove guerre magari di stampo statunitense nel breve, e quindi cosa potremmo ragionevolmente aspettarci nei prossimi 2-3 anni? Le guerre in senso tradizionale, ossia con le bombe e i carri armati, si combattono o si lanciano contro quei paesi che sono
al di fuori dei circuiti, che non sono inseriti, non sono interdipendenti nei circuiti finanziari e quindi non possono essere aggrediti finanziariamente. Si lanciano guerre appunto con materiali contro questi paesi per accaparrarsi le loro risorse naturali. I paesi che invece sono inseriti nella rete delle interdipendenze possono essere attaccati con guerre finanziarie. Ad esempio, probabile che il declassamento del debito pubblico italiano avvenuto pochi giorni fa da parte di Moody's sia andato così. Monti era nell'aido ad offrire i beni dello Stato a investitori, possibili investitori americani e non solo americani. Moody's, che è proprietà controllata dall'azionista di riferimento Warren Buffett, probabilmente ha declassato il debito pubblico italiano per spingere l'Italia a svendere i propri debiti, i beni pubblici più pregiati, allo scopo che Warren Buffett potesse comperarli a un prezzo ulteriormente ridotto. Questo quanto alle guerre finanziarie, ma strumenti come quelli che ho citato, come il high frequency trading, che consentono a un grosso speculatore di mettere in crisi una valuta, come fece Soros con la sterlina e poi con la lira, o di mettere in crisi un debito pubblico di un paese, beh, sono equivalente di uno strumento bellico, come un esercito, una flotta, delle guerre tradizionali. In quanto all'outlook, le prospettive, in giugno la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, che voi sapete essere sostanzialmente la banca centrale delle banche centrali, avvertiva che le banche speculative e lo shadow banking, cioè quel settore parabancario non regolamentato come le banche statunitensi in tutto il mondo, si sono messe a speculare con leve molto azzardate, con strumenti derivati molto spinti, esattamente come facevano nel 2006-2007, al tempo in cui si gonfiava la bolla dei derivati. Si sono messi a speculare così e hanno creato una mole di titoli tossici stimata in un quadrilione e mezzo di dollari, cioè in un milione e mezzo di miliardi di dollari. Con una differenza rispetto al 2008, che oggi i bilanci nazionali si sono enormemente appesantiti per il bailout